Eccolo qui. Allora, eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo qua sul circuito per la terza tappa nella pista di Autopolis della Superforma. Buonasera a tutti, saluto, io sono Falco 72, qua a mio fianco c'è il nostro carissimo Alfi che mi daranno una mano stasera a commentare questa fantastica live. Adesso abbiamo dato il via alle qualifiche e vediamo cosa combinano i nostri piloti. Intanto saluto il nostro Alfi, buonasera Alfi. Buonasera a tutti, buonasera Falco, siamo tornati di nuovo qui per la terza tappa delle Super Formula sul circuito di Autopolis, che penso che rispetto alle due tappe precedenti sia ancora più difficile per la difficoltà delle curve presenti in questo tracciato. I nostri piloti dovranno fare ancora più attenzione perché è di fuga molto corte, c'è subito l'erba a bordo e un errore lo paghi tantissimo. Pista insidiosa allora anche stasera. Tanto sono partite le qualifiche in questo momento. Sono tutti praticamente in giro outlap. I nostri piloti, vediamo se sono partiti tutti, mi sembra di sì, pari le in pista, vediamo, facciamo una carrellata velocissima di Sono pari livelli partiti. tutti. Abbiamo Oliver, abbiamo Andrea 43, Turbolivi, Zafaro, abbiamo Antofox stasera, meno male, che Fortuna, ha saltato un è sacco riuscito di a correre. gare, e chiude Okwan, ecco qua. Vediamo cosa combineranno i nostri piloti. Intanto salutiamo un po' di nostri amici in chat, abbiamo Scalise, abbiamo Mantestec, abbiamo Juant, abbiamo Biker22, abbiamo Girox che scrive e corre, abbiamo Maclama, abbiamo Amazuboy, pian Buonasera a pianino tutti ragazzi. Sì, si aggiungeranno altri ospiti qua in questa live. Tanto vediamo, a voglia Pinedoc si lancia per il giro lanciato, eccolo qua che arriva al traguardo in questo momento, flap seguito. completato, subito seguire Revenge, Jaco Bomber. Altra Revenge entra subito ai box, eccolo qua. Anche qua entrate in box insidiosissimo, dobbiamo stare attenti perché c'è il muretto che qua è a rischio. C'è il muretto subito. Sì, infatti a differenza. Ah, abbiamo un largo di Black Sail, va subito a fare un giro, a fare un'escursione nella Nella sabbia. ghiaia. Ah, si gira un'altra volta. sì, qua queste macchine appena tocca l'acceleratore. Vedremo, vedremo. Sto dicendo, a differenza dell'entrata, cioè a differenza dell'uscita, cioè abbiamo un'uscita molto molto semplice perché è dritta per dritta, e l'entrata invece che è molto molto insidiosa perché tu arrivi magari anche bello sparato con queste macchine, però è stretta, c'è una chicane strettissima all'entrata L'entrata sì, c'è che. subito quella S col muretto che sporge, dobbiamo stare attenti perché
è stata luogo di varie entrate, le scorse gare di varie entrate sbagliate. Vediamo Intanto arriva anche Mancio, Pinedos. salutiamo anche Mancio, abbiamo il gallo. Vediamo Pinedos che si lancia, qua arriva nelle ultime curve prima di lanciarsi sul traguardo, eccolo qua, e si lancia, vediamo il primo tempo che segna, no, entra in box anche lui. Niente, fatto Non l'ho apposta. completa. Vediamo su Non Jacob l'ho Bomber completa. allora. Jacob Vediamo se ha Bomber un che invece lo completa tempo, a eccolo qua. 29,2. Sì, primo tempo di giornata. Anche Giovanni Vediamo Box. durante i box anche lui. Abbiamo Andrea 43 Race che sopraggiunge subito dietro, 1,30 e 1 per lui. Vediamo chi 31, arriva, 2 arriva Turbo Bolibix, Libix, eccolo 30, alto, 44. qua. Sì. Vediamo chi arriva, vediamo Giovanni che arriva in pista, arriva Revenge, 1,28 e 48. Zaffaror prende la pole provvisoria. Sì, per ora sì, abbiamo Mantes che è box anche lui, è Juan in questo momento, Oliver. 1,43 Oliver, 1,28 e 4. Intanto vedo un Black Sabre in fucsia, vediamo qua, nella parte centrale della pista, nella parte bassa diciamo in discesa. Vediamo Vediamo Pinedos che si Antofox. rilancia. Antofox in 14esimo, ancora sta cercando di consumare benzina, è Antifox sì. praticamente in prima al limitatore. Sta svuotando un po' la macchina. Abbiamo visto la macchina fuori, mi pareva. Sì, Jacobomber. Ho visto un attimo una macchina fuori, non ho visto chi era. Tanto abbiamo Sbinotto in 13esimo, vediamo che lui sta sicuramente scaricando la macchina perché vedo che va pianissimo. Stanno Eccolo qua. migliorando tutti, adesso il primo giro era un po' come presa di riferimento per i piloti perché ricordiamo che 15 minuti escono pochi tentativi buoni e azzeccare quello giusto, magari anche con un po' di benzina Sì. in meno è fondamentale. Turbo Lyrics, attenzione! Lungo la penultima curva. Anche Androx transita pianissimo, sta scaricando le macchine qua, qualche pilota. Ah Vediamo Oliver. sì. Adesso mettiamo GDC, abbiamo Scassi, vediamo la Debbie, vediamo Leo Macchia che ci saluta. Buonasera ragazzi, benvenuti in live. Abbiamo qua anche segna 1,30 e 69. Vediamo Oliver, transita adesso sul traguardo. Zaffaro in box. Zaffaro, Turbo Lyrics ai Montava box. come morbide, montava super morbide, logicamente. Vediamo qua in retrovia, abbiamo Revenge che è sempre nella parte centrale della pista, entrato che va in discesa. Eccolo qua. Ecco G-Rox, intanto segna 1,29,8. Abbiamo Revenge che è un fucsia ma di pochissimo. Attenzione, Sbinotto lanciato. Vediamo su Sbinotto, vediamo. Quando Ah, rallenta, atterrare rallenta, rallenta, rallenta. Zaffaro che va un po' largo su Turbo Libix e qua Antropox si trova davanti Sbinotto, ecco Antropox transita, segue Sbinotto da vicinissimo, eccolo qua, si porta un po' la scia, vediamo cosa combinano. Buonasera Aneras, vediamo cosa combinano, vediamo, stanno arrivando tutti e due sul traguardo. Tanto Giovanni 1,29,75, Bomber, la copertura di Not Lap, eccoli qua, Giovanni anche inizia vediamo, passa adesso. Antofox, Binotto si Attenzione, ferma, Gigi Rox in fucsia. vediamo sul nostro Gigi Rox, vediamo, eccolo qua, in sesta posizione, provvisoria. Abbiamo Oliver Black Sage dei box, vediamo cosa combinano, vediamo G-Rox che ultime due curve per lui, vediamo se guadagna qualche posizione, pull per lui, bravissimo, 1,27,3, Mantes che Mantex gli arruga subito. subito 27,3. sì, Mamma mia, si viaggia ragazzi qua. uno dietro l'altro. Detto Sbinotto e Antofox ai box, 7 minuti dal termine della qualifica. Mancano 7 minuti. Hanno Ultimi scaricato giri. parecchio. Hanno Sì, scaricato parecchio in benzina. strategia. Per fare giri più leggeri possibili.
sì. Ad esempio, adesso Antfox sta completando la tappa mentre Sbinotto ha deciso di cercare di consumarne ancora perché sta facendo Anche acidui Sbinotto, adesso. sì, sta andando pianissimo, secondo me in marcia alta per consumare più benzina possibile. Tanto abbiamo GG per questo Pinedos, si 1.27.18. migliora. Colpo provvisoria. Di fila ben. Ah, Sì. due decimi, Mantex Sì. Tech. Per sua volta altri 4 decimi quasi. Gigirox. Tensione. Abbiamo 1.29.79 di Andrea 43, abbiamo Jacobomber 1.29.06. Sì, adesso si stanno scannando perché. Salutiamo anche Maxtier che ci ha raggiunto qua in live in chat. Buonasera Maxtier, mio compagno di scuderia. Ah, Abbiamo Zaffaro. mi si era bloccata la chat. Ah sì? Mi Ogni dava tanto ancora capita. Mamatsu poi il primo messaggio. Vediamo chi arriva via Mantex. Revenge! Revenge un po' lungo. Ha Ecco perso qua, tanto. Revenge. Perso, sì. Attenzione, Gigirox e Mantex Tech ai box. Tanto 6 minuti alla fine della qualifica, ragazzi. Qua per i nostri piloti. Ah, Revenge tocca il cordolo, un po' di erba e perde un po' la macchina, ma la recupera subitissimo. Bravissimo. Vediamo qua nelle ultime curve. Beh, di sicuro aveva perso un bel po' perché avendo fatto quel piccolo errore un po' prima. Comunque Attenzione, ancora tempo. Pinedos ai box, Ancora tempo per recuperare. Pinedos mentre ai boxi, montando super, monta super morbide, monterà ancora super nel frattempo. morbide, penso. Attenzione, Antofox in fucsia. Antofox in fucsia, si vuole rifare dalle due Sì. gare che non è riuscito a partecipare, A secco purtroppo. di punti Antofox, eccolo qua. Arrivando, sì. Proprio più distante, staccato di 3 secondi, abbiamo Sbinotto e in fucsia anche lui. Anche Sbinotto, tutti e due in fucsia. Stessa Secondo me strategia. sta giocando loro la pole, vediamo comunque. Zaffaro 27-6 nel frattempo in terza posizione, momentanea. Vai di vanto, vediamo ultime curve per lui. Vado Black Sail 1.29.6, arriva Antofox lanciatissimo. Mamma mia che tempacci ragazzi. Mamma mia, 25-6. Attenzione, adesso Sbinotto come chiude. Sbinotto subito È dietro a l'ultima curva. seguire. L'ultima Eccolo curva, qua. però sembra un po' più lento forse di Ho visto un blu, sì, Antofox. ho visto un blu. Sì, un po' in Sì, più di. sì, sì. Ah, è andato in box, niente. Ci riprova. Eccolo Ci riprova, ricordiamo, 4 minuti al termine. qua, Antofox intanto, che domina la pole provvisoria con un 1.25.6. Bellissimo giro. Velocissimo. Sicuramente adesso Sbinotto non si darà per vinto perché ha bisogno di recuperare Adesso su tenterà Antofox. tutto per tutto negli ultimi minuti di qualifica. Vediamo Pinedos se migliora un po', niente in outlap. Jacobomber e box. Vediamo Mantestek, Jacobomber in box il cambio gomme. Vediamo Mantestek se abbassa un po' il suo tempo. È vicinissimo quello di Pinedos. 187 millesimi. Giovanto Vediamo, ai vediamo. box e Andrea Rey si lancia adesso. Intanto migliora un po' il suo tempo di 307 millesimi. Se va avanti così ruba la seconda posizione a Pindos. Mantes, che adesso vediamo quando chiude il giro in che punto si troverà. Ah, un po' cos'è, è andato, ha sbattuto contro i box. Eccolo qua. È appena Abbiamo entrato. detto, Come dicevamo l'abbiamo detto. prima, dobbiamo stare un po' attenti qua perché è un po' critica l'entrata. Eccolo Attenzione, Mantex è l'ultima curva, vediamo come chiude. qua, vediamo, vedo un verde, migliora un po' il tempo, ma vediamo di quanto. Di Lo 30 fa. millesimi ruba la seconda posizione a Pinedos. Vediamo, eccolo qua, Pinedos sta arrivando adesso, ultime curve per lui. Tanto mancano 2 minuti e mezzo alla fine delle qualifiche. Vedere Abbiamo Gigirox Sbinotto. che fa un 1.27.23, ecco qua Pinedos che arriva,
Pinedos Pinto si riprende la riprende. seconda posizione. Qua in tira e molla Attenzione, qua. Sbinotto fucsia. Sbinotto fucsia, primo settore. Niente, Falco, io stasera ho Sopra. la chat buggata. Devo premere Andrea, ogni tanto per farmi comparire i messaggi. Andrea 43 chiude un giro 1:29:43, abbiamo Sbinotto, ultime curve per lui, vediamo, concentrato in discesa, tanto 1:29:25 per Black Sail, Comunque, tanto Antofox transita pianino perché ormai si vede che si è sì, un convinto del suo secondo e giro. tre. Attualmente abbiamo in prima fila abbiamo Antofox e Pinedos, seguiti da Mantextech e Gigirox. Vediamo Quarta Sbinotto se posizione. dove si inserisce. Vediamo, ultima curva per lui. Lanciatissimo, L'ultima adesso. vediamo. 26, seconda posizione. Tempone, mamma mia, tempone che per lui 1:25:83, vicinissimo a quello di Antofox. Tanto ancora un giro a disposizione, arriva Antofox, vediamo che si rilanciano tutti e due per l'ultimo L'ultimo tentativo. giro. Anche Tanto Pinedos. abbiamo Sbinotto subito in fucsia, vedo qua. Anche Pinedos si rilancia adesso, ma lui è. Oh, Ah, largo, 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 errore, largo, largo, esce di pista. errore. Errore, aveva anche finito la modalità sorpasso, quindi Allora, Tandio avrebbe fatto fatica. Jacob Omberg che segna 8-0. 1:28:02. Vediamo intanto Sbinotto, Antofox in fucsia ancora per lui. Mamma mia, Antofox stasera. Vediamo Mamma mia. Antofox. Tanto Giuant 1:29:72 per lui. Vediamo Antofox se migliora ancora la Poco sua. fuori, quindi rimarrà in quattordicesima posizione. Ah, ecco qua. Tanto passa Oliver, vedo un fucsia qua per Antofox. E Sbinotto ha leggermente sbagliato la penultima curva, quindi Sbinotto, farà vediamo, niente. 26 e mezzo. Potrà fare. Sbinotto si mantiene in seconda posizione per ora. Attenzione, Antofox in fucsia Vediamo ancora. Antofox migliora ancora, Uhuhuhu! 1:25:4. 25,4, ben mezzo secondo quasi rifilato a Sbinotto. Che giro Mamma mia. ragazzi. Allora abbiamo Antofox in pole, abbiamo Sbinotto in seconda, in terza abbiamo Pinedos, in quarta abbiamo Mantestek, in quinta abbiamo Oliver, in sesta abbiamo Gigi Rox, un po' indietro stasera, in settima abbiamo Zafro, vediamo se chiude, se migliora. Però abbiamo, i primi sei sono questi comunque. No, Antofox, Sbinotto, Zafro Pinedos, re. Mantestek, Oliver, Gigi Rox. Abbiamo Zafaror, dopo in ottavo abbiamo Jacob Omberg, Jacob Omber, Revenge. Revenge in nona, poi abbiamo Black Sail in decima, che chiude il giro anche lui, vediamo se migliora, niente. In centro abbiamo Andrea 43, Giuanti in dodicesima, Turbo Libis in tredicesima e chiude Okwan in Chiuso tutti. quattordicesima. Eccoli qua. Chiuso tutti, abbiamo già la griglia di partenza. Mamma mia, i primi due. Intanto Pinedo scrive che gli si è incastrato il tasto del sorpasso. Pedro, solito di ste Eccoci cose. qua, schierramento dei nostri piloti. Tra poco si accenderanno i semafori, ragazzi, e si parte per la gara. Un distacco di 5 secondi dalla prima all'ultima Sì. posizione. Attenzione, vediamo semafori, C'è 50 rischio di minuti di gara. penuria. Si accendono. Attenzione, attenzione, rosso, Sono verde, eccoli qua, partiti. partiti tutti, benissimo. Vediamo qua si danno battaglia, si fa vedere tutto il tuo schieramento. Subito Sbinotto Sbinotto su Antofox, all'attacco, prende l'interno. vediamo Antofox chiude, Attenzione, Mantextech un po' lungo. Revenge, vediamo qua un po' di toccatine, Mantestek Pinedos, vediamo qua dietro. Mamma mia, mamma mia. Tutti attaccati.
Tanto qua c'è un serpentone che non finisce più. Tanto Oliver Sergi viene Giro su attaccato Oliver in a giro. quinta posizione. Toccatina, vediamo se scambiano la posizione. Go, intanto Hampus chiude gomme. Vediamo cosa succede. Ah, Antofox sale super morbide. Ah, c'è bug gomme allora mi sa. Vabbè, avremo un Restart, restart, restart. restart, restart. Si farà un restart per il bug gomme, ragazzi. Tutto da rifare. Vabbè, capita. Abbiamo visto. Purtroppo per loro l'ansia della partenza Se la rifaranno la dovranno partenza. risubire. Se rifaranno la partenza, ragazzi, cosa volete farci? Così. Niente, non si può fare niente. Capita, capita. Purtroppo Sì. Gran Turismo Sport ogni volta ce n'è sempre una. Tanto diamo un occhio qua dentro agli abitacoli dei nostri piloti. Io ne approfitto per aggiornare un po' la chat. Sì, vai pure. Guarda qua. Volantino Cosworth. Intanto ci scrivono dalla chat: a qualcuno gracchia il microfono. Può Penso che darsi. potrei essere io perché ho delle cuffie un po'. Diciamo che hanno fatto la loro storia. Un po' datate. Sì, 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 sì. Perdonatemi, Le mie, con le vecchie che avevo da solo, mi sono aperta a metà. ma Okay, avevo purtroppo. già quelle nuove per fortuna. adesso dovrò attrezzarmi un po' meglio. È un paio di cuffie nuove, magari anche una tastiera così. Eccoci qua, si riparte, ragazzi. Vediamo se torniamo in Già live. Sì, modificato eccoci le griglie, qua. sono stati velocissimi. Sì. Ah, devi rifare la griglia, eh sì. Devi rifare la griglia, tanto facciamo una carrellatina. I nostri piloti qua fermi in box. Bellissimo, speriamo, attenzione perché ho visto parecchi problemi in partenza, nel senso che sono tutti molto vicini, tutti che si vogliono passare, quindi si rischia veramente. Tutti vogliono approfittare della partenza. Eh sì, perché allora, nonostante, approfitto per fare questa piccola specificazione, ecco, nonostante sia una pista molto larga, comunque ha un. Alla, cioè, comunque due o tre auto insieme ci passano in alcuni punti. Il problema è che con la Super Formula sono auto ad talmente alta aderenza che si sfrutta completamente ogni singolo frangente d'asfalto. Quindi passare diventa molto molto difficile a meno che non ci sia un errore da parte del pilota davanti. Perché dopo ti vogliono passare, si apre tutto un ventaglio e la pista da larga diventa stretta. Sì, infatti perché con queste macchine passare è veramente difficile, quindi chi si mette Ah davanti sì. all'inizio ha un bel vantaggio. Tanto Mancio ti scrive che le cuffie di fatto le regalare nel tuo capo scuderia. Chiedo un bonifico Edo. Sì. Adesso salutiamo il nostro nuovo follower che si chiama TheBiker75. Buonasera, benvenuto. Qua nella nostra live, benvenuto nel canale RT su questa gara di Super Formula che chiude la nostra settimana di campionato della terza tappa. Eh sì, la settimana prossima si ricomincia con le GR4, Sì. già la quarta tappa. Pian pianino si va avanti, si va avanti. Sì, Mamma mia, ci avviciniamo a metà campionato. dai, per fortuna non abbiamo saldato nessuna gara finora. Ringraziamo il nostro Gran Turismo che si Per comporta abbastanza fortuna. bene, Sì, dai. dai, diciamo che ha fatto abbastanza bravo. Dopo vedremo con i 7 cosa combinano. Intanto qua hanno già cominciato a fare aggiornamenti e. Guarda, io ce l'ho già delle preview per il 7, ma aspetto a parlare. anch'io ho cominciato, sto facendo due patenti, ma non sono facili comunque. Non sono per niente facili. Ma sbagliato. Pinedos che scrive: no, no, anzi, comprate le cuffie anche a Paperfigo, effettivamente.
Mamma mia. Ti salutiamo The Biker che si è unito. Buonasera. Sì, lo salutiamo. Allora, vediamo dentro l'abitacolo del nostro Gigi Rox. Giuant che scrive che sofferenza, lo so, purtroppo. Che deve ancora cominciare la gara. Esatto, purtroppo ci passiamo. Ecco, inizia adesso. Purtroppo sì, ci passiamo tutti. Colpa di Gran Turismo, non è colpa di nessuno. Eccoci qua, si rifà la partenza allora, ragazzi. Prontissimi. Siamo qua sempre a Autopoli con le super formula. Tanto Tom ha riscattato il sondaggio. Chi vince stasera? Se volete rispondere in chat al sondaggio, secondo sì, voi. Eccoci qua, rischierati tutti. Antopos, Binotto, terza posizione Pindos, quarta Mantis, quinta Oliver, sesta Gigi Rox, settima Zaffaro, ottava Jacobomber, nona Revenge, attenzione, semaforo rosso. Eccoci qua, partiti. Sono partiti. Vediamo se si aprono ancora ventagli come prima. Eccoli qua, sì. Esattamente. Vediamo Spinotto, riprova la stessa manovra. Si riprova come prima, attenzione dietro perché arriva un Pinedo slanciatissimo, si affianca e lo passa. Ecco qua, sono tutti appaiati qua in curva, attenzione perché arriva anche Mantest che ruba la terza posizione a Sbinotto, forse no, Sbinotto resiste. Vediamo Mantest che si affianca, curva un po' larghi, attenzione perché si inserisce Girox e guadagna un po' di posizioni. Abbiamo capito, abbiamo Oliver che è in sesta, adesso abbiamo Jacobomber inserito da Zaffaror. Zaffaror che è sceso un pochino in ottava, attenzione Zaffaror, un po' sull'erba. Zaffaror. Sì, piccolo errore per lui, però riesce a tenere in pista la macchina. Revenge in nona, decima Andrea 43, un primo Black Sage, Juant 12esimo, Turbo Libix 13esima, 14esima o qua. Vediamo qua davanti intanto, vediamo se riesce a prendere il largo, un piccolo vantaggio per lui. Attenzione Mantex che si ritrova subito a dover difendere da Gigi Rox che si avvicina tantissimo e a sua volta sì, è vicinissimo anche a Sbinotto. Non si muovono qua nel Gigi Rox. Gigi Rox un po' lungo e viene passato da Oliver. Profitta Oliver, vediamo Gigi Rox che si mette all'interno ancora. Si riporta davanti. Attenzione che arriva Jacobomber. Jacobomber in scia. Vediamo se ne approfitta per superare Oliver. Revenge su Zaffaror all'interno con Andrea Reis e si butta all'interno. Attenzione, Zaffaror rincrocia. Zaffaror rincrocia, però perde la posizione su Revenge. Adesso si trova a girare in nona. Sì. Attenzione qua staccata. Vediamo, mantiene la posizione. Intanto vediamo qua davanti. Qua dietro sono un po' staccati, vediamo un po' la posizione di testa, intanto Antapox un secondo e tre di vantaggio. Pinedos quasi un secondo su Sbinotto. Sbinotto un secondo su Mantestec. I primi quattro. Revenge! In ottava! Esci fuori! Attenzione, mamma mia! Eccolo qua, rientra in pista, tredicesima posizione per lui. Peccato, qua, peccato, era iniziata. Sì, tutto da rifare per lui. Tanto Antapox due secondi di vantaggio per lui, attenzione perché può scappare via subito nelle prime battute. Sbinotto subito a caccia di Pinedos, sta cercando di ridurre il gap. Sì, eccoli qua dietro che stanno transitando, vediamo Antapox che arriva qua nell'ultima curva, vediamo che tempo segna, se no si abbassa il tempo. 1.27.4, arriva Pinedos. Diventa Sbinotto, si porta dietro Mantest che è un po' più staccato, abbiamo Gigi Rox, Jacobomber è in sesta posizione, è riuscito a superare Oliver. Sì, Oliver che attenzione perché Sbinotto ha preso Pinedos. Sì, eccolo qua, andiamo, sono vicinissimi qua, finisce il tratto in discesa la prima parte di la seconda parte della pista. Mantestec appena appena l'erba perde qualcosina su Gigi Rox. Tanto abbiamo qua in chat che abbiamo il tifo per Antofo che deve recuperare punti, scrivono qua i suoi compagni di scuderia. Sì, perché ha sentato un po' di gare purtroppo.
Intanto vantaggio 2 secondi, 2 per lui. Vediamo qua dietro Sbinotto che è vicinissimo a Pinedos. Mezzo secondo di vantaggio per lui. Missione Abbiamo qua. Revenge, il 12esima su Turbo Lidix, aggressivissimo ma pulito, si porta in 12esima. Eccolo qua, Turbo Lidix si porta all'esterno, vediamo, si riporta avanti Turbo E Lidix, lo attenzione. riprende. Eh sì. Largo, revenge, vediamo. Si Po' di affiancano. traverso, Pinedos e Sbinotto è vicino Ah, adesso, revenge, credo. largo, 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 largo. Larghissimo. Adesso Peccato che dobbiamo rientra recuperare in 14ª tutto. posizione. Tanto vediamo Attenzione qua Pinedos. davanti. Pinedos e Sbinotto. È vicina. Non tenta ancora, non ci prova. Allora, vediamo qua Sbinotto un davanti. po' lungo. Mamma mia, come dicevo all'inizio, l'errore è dietro l'angolo perché l'erba è subito Sì. lì e perdere un attimo trazione, comunque andare l'auto in sbandata è facilissimo, Qua quindi sì, appena bisogna stare attenti ai cordoli anche specialmente, perché essendo macchine leggere si va un po' fuori dal cordolo, si va qua, c'è l'erba anche tra l'altro. È un attimo uscire fuori di pista. Intanto Pinedos si porta un secondo di vantaggio su Binotto. Andiamo qua dietro, abbiamo Mantestek, Gigirox a seguire. Revenge adesso in 14esima, sta facendo un sacco di Prevenge, fatica. tutto da rifare, purtroppo. Io direi che Antofox lo possono salutare tutti quanti, 3 secondi in Sì, più di distacco. Antofox vuole prendere il largo, vuole staccare tutti. Abbiamo Oliver in settimo, vediamo qua dietro Zaffaro in ottava, sta recuperando pian pianino su Oliver, un po' di lastico. Abbiamo dietro, qua dietro abbiamo Black Sail in nona posizione, Giuanti in decima, poi abbiamo Turbo Lidix in undicesima, Andrea 43 in dodicesima, Okuan che sta lottando con Revenge, qua per la tredicesima posizione, eccoli qua. Vediamo qua, vediamo sulla S prima del traguardo, vediamo se Revenge si mette in scia. Eccolo qua, si mette in scia, In posizione scorpaccio. all'esterno. Vediamo, vediamo, staccatona Vediamo se la qua. chiude. Forse sì. Sì, riesce a passare. Sì. Tanto Antofox 3 secondi e 3 di vantaggio, quasi 3 secondi e 4. Pinedos sempre un secondo di vantaggio su Sbinotto, con un po' di lastico su Sbinotto. Attenzione a Gigirox e Jaco Bomber, che Gigirox adesso andava a prendere Jaco Bomber. Eccolo qua. E sono vicinissimi. Sì. Si fa vedere Gigirox su Jaco Bomber. Attenzione perché c'è Oliver in agguato, vedo qua dietro. Sì, sono più tre lì. E C'è Oliver in Zaffaro che agguato in piano scia. piano da nono si è riportato in ottava e sta cercando di richiudere il gap con quelli da davanti. Sì, eccolo qua. Sta recuperando pian pianino sulle tre auto che le precedono. Tanto vediamo qua davanti, vediamo Gigirox inseguito da Oliver, Jaco Bomber, eccolo qua in quinta. Tanto qua davanti un po' staccati, abbiamo 3 secondi e 6 di vantaggio Antofox, qui staccato abbiamo Pinedos che ha un secondo e 3 di vantaggio su Sbinotto, abbiamo Mantestek in quarta che ha un secondo e 2 di distacco da Sbinotto. Andiamo qua dietro, abbiamo il quartetto, qua Jaco Bomber, Gigirox, Oliver, pian pianino sta recuperando anche Zaffaro, mi pare, qua in ottava, sì, pian pianino si sta facendo sotto. Eccolo Sì, qua. gli stacchi si stanno dilatando un pochino, come abbiamo visto anche a Evergreen Sì, dopo sono le prime battute, sono abbastanza vicino, GP. pian piano. Attenzione Andrea Race Ah, ha con visto Revenge. Sbinotto larghissimo, ah, mamma mia, è uscito di pista Sbinotto, eh. Ha perso ben 5 posizioni, caro Alpi, tutto da rifare per lui, peccato. Brava. Si vede che è arrivato un po' largo. Regalone a Pinedos che adesso deve Sì. riuscirà a gestire un po' di più. Mamma mia, peccato per Sbinotto perché era partito Sì, abbastanza bene. è partito bene, sì. Tutto da rifare.
Antropo si porta 4 secondi e mezzo di vantaggio, attenzione. Sta volando. Eh sì. E ancora il suo giro veloce in 1:27:44. Attenzione, Turbo Lyrics a caccia di Giovante in 12ª posizione. Sono lì a mezzo secondo. Vediamo se proverà a usare un po' di sorpasso sul rettilineo per avvicinarsi. Eccolo Vediamo se mette il lì. turbo. Eccolo qua, si Turbo può Lyrics col vedere turbo. Turbolinks all'interno. L'interno un po' esagerato, attenzione a... Ah, l'ha toccato sul posteriore. Vediamo che L'ha lo toccata, spezza infatti per si sono fermati. ridargli a posizione. Attenzione, perché arriva Andrea con tre race che deve fare lo slalom. Giovante. Rientro in pista un po' difficoltoso per lui. Peccato, peccato. Tanto 5 secondi e 2 di vantaggio il nostro Antofox da Pinedos. Vediamo qua il quartetto, vediamo. Si sono un po' staccati, sì. Si sono un po' sgranato il gruppo qua. Diciamo da Jacob Bomber, Gigi Rox, Oliver. Sono qua, loro quattro sono qua, sì dai, da un secondo e mezzo di stacco tra loro. Zafferon e Oliver a 6 decimi. Zafaro si sta facendo sotto pian pianino, sente la scia di Oliver e si avvicina sempre di più. Vediamo se entrerà l'attacco qua sul traguardo. Vediamo qua il nostro Zafaro. Minotto sta cercando piano piano di richiudere il gap con Zafferon. Sì, devo fare una pulizia super veloce, se no dopo non riesco, se da fare l'onboard non riesco a farlo perché purtroppo ho sempre questo problema con il bug di inquadratura. Binotto, tra la posizione, si può rifare per lui. Tanto Zafaro perde un po' su Oliver. E Antofox a 10 minuti dall'inizio, già 6 secondi di Antofox stasera vantaggio. fa stravedere. Intanto abbiamo il nostro Mattia 86 PG che saluta tutti tranne che me. Grazie Mattia, io ti saluto lo stesso anche se non vuoi salutarmi. Lì ancora Gigi Rox e Oliver sono ancora molto vicini. Eh sì, È a intanto. 6 perché Sbinotto ha preso un secondo su Zafaron. Eh sì. Intanto abbiamo il gallo che ti scrive Alfie di non guardare più Antofox perché ha paura che lo fai sbagliare. Allora adesso Paura, eh? vado proprio dire su di lui. No, Non vuole che lo gufi. dai, poverino, già saltato due gare. Sì. Ecco Se Sbinotto può che sta. vincere, lasciamolo vincere. Abbiamo Sbinotto che sta arrivando a Speron battuto per recuperare. Intanto Antofox ci fa notare Mancio che ha abbassato il giro veloce in 1:27:33. Attenzione qua abbiamo perfetto qua Gigi Rox, Oliver, vediamo. E anche Sbinotto che si è riavvicinato un secondo adesso. Sì. Andiamo via con Bomber un po' più staccato dal gruppo di testa, vediamo qua dietro, abbiamo con Girox, Oliver e Zafaro qua, che sono abbastanza vicini, Sbinotto che sta recuperando pian pianino su Zafaro. Sì, adesso da mezzo secondo. Sì. Sono tutti lì. Sono tutti e quattro lì. Pian pianino si avvicinano. Eccoli qua, sono in quadratura un po' più da vicino. Qui vediamo un po' di traiettorie. Staccata qua per Tanto c'è Oliver. Aneras che scrive Alfi con la I, non con la Y, con la I. Alpi. Alti. Attenzione, Sbinotto a 3 decimi da Zafaro e adesso si fa là sotto. Eccolo qua vicinissimo, vicinissimo, attenzione. Vediamo se entrerà l'attacco qua sul traguardo. Per il resto tutti gli altri gap sono molto staccati. Sì, sono più indietro. Per questo Vediamo. quartetto delle meraviglie. Vediamo Sbinotto. Bussatina a Zafaro, gli dice oh, sono qua dietro a te. Adesso secondo me se entrerà l'attacco vediamo su più di uno il nostro Sbinotto. Vediamo se va a Tanto vedere Aneras. all'interno. Staccatona. Attenzione Sbinotto. Velocissimo.
nella staccata sono fiancati, riesce a mettersi davanti a Zaffaro in questo momento. Adesso Oliver nel mirino, andiamo staccatona per Zaffaro, tanto si avvicina sempre di più. Vediamo Oliver, si avvicina tantissimo al nostro Gigi Rox. Pensiamo che Sbinotto è indiavolatissimo, mamma mia, toccatina sul codo col posteriore, si compone un po' l'auto, però niente di che. Intanto Aneras chiede dov'è Andrea 43 Race, e attualmente sta girando in undicesima posizione e purtroppo a 10 secondi di distacco da Revenge, che è sì, davanti a lui. Eccoli qua, il nostro quartetto, terzetto delle meraviglie. Funziona, vediamo Sbinotto indiavolatissimo su Oliver, vediamo, si avvicina sempre di più. Tanto il Gallo ci chiede poi un onboard su Altro. Sì, dopo lo facciamo. Adesso vediamo qua, battaglia Sbinotto-Oliver, vediamo sempre più vicino Sbinotto su Oliver, attenzione. Attenzione, prova a incrociare. E adesso è vicinissimo. Sono tutt'uno. Siamo una Super Formula Station Wagon. Ecco qua sul retinino, si rimette ancora in scia Sbinotto. Si fa vedere all'interno. Vediamo all'interno. Ci prova. Curva Pagliata. Si affianca, si tocca la gomma contro gomma. Vediamo Sbinotto davanti ancora Oliver. Sbinotto staccatona. Passa però attenzione perché Oliver cerca l'incrocio. Sì, vediamo largo Sbinotto, però riesce a mettersi davanti. Bravissimo il nostro Sbinotto. Adesso andrà in due giri, ne ha fatti fuori due. Adesso sì, eccolo qua. Vediamo pian pianino, sta guadagnando su Girox. Pian piano si avvicina, curva un po' larga. Tanto vediamo qua davanti sono tutti staccati, mi pare il sì, quartetto sì, qua. Sì, sono tutti 3 secondi, 4 secondi. Antafox 8 secondi di vantaggio. Anche dietro. 9. Anche dietro, sono tutti molto staccati. Qua dire sono tutti staccati, ho Giuante che chiude in 14esima, Q1 13esima, Turbolibix in 12esima, Andrea 43, eccolo qua. Avete chiesto Andrea 43, in 12esima posizione, Revenge in decima. Attenzione, Sbinotto di nuovo! Mamma mette mia, le ruote sull'erba e torna ecco in ottava posizione di nuovo, tutto no, da rifare. Peccato, tutto da rifare ancora per il nostro Alex, peccato. Mamma mia, stasera se di questa pista non digerisce. Non ce la fa. Sì. Tanto qua abbiamo Zaffaror che si avvicina un po' a Oliver. Oliver a sua volta si avvicina un po' a Gigirox. Vediamo poi il terzetto. La combinano, vediamoli qua da più da vicino, in quadratura un po' più ravvicinata. Quando siamo a 33 minuti di gara rimanenti, intanto c'è Amamatsu poi che in chat dice cosa poco sì, puoi dirlo Ale, non c'è problema. Abbiamo Zaffaro, vediamo qua se si avvicina un po', staccata per lui, vediamo. Si avvicina Oliver, vediamo Giro, eccolo qua, è seguito da, sia da Oliver che da Zaffaro. Sarebbe perché Andrea 43 Race è riuscito a cavare 3 secondi su Revenge. Ecco qua, nel Andrea 43, sì. Sta guadagnando, vedo qua dalla grafica. Scuderia Prandelli, quindi io non sono per niente di parte. Ecco qua, abbiamo Zaffaro, qua siamo sul traguardo con sto terzetto, vediamo Zaffaro se riesce a guadagnare su Oliver. Tanto si prendono la scia, vediamo se si avvicina, sì, pian pianino si avvicina. Vediamo qua staccata. Staccatona qua, niente Oliver. Pelo lungo. Oliver mette fuori le due lotte. La ruota interiore sinistra, perché Sbinotto non sta riuscendo tanto ad avvicinarsi. Sbinotto fa un po' fatica stasera dopo un paio di errori. Attenzione perché abbiamo Oliver vicinissimo a Gigirox, Attenzione, Gigirox in accelerazione perde un po' il posteriore della sua auto, però niente di che. Adesso sì, adesso è ripreso, ha preso altro mezzo secondo.
Adesso si sta rifacendo tutto un'altra volta. Riga Sbinotto, attenzione perché non si dà per vinto, li ha già ripresi nel giro di poche curve. Zaffaro, francobollato, Aereti Oliver. Sì, ecco qua, vediamo, Prato in discesa, vicinissimo, Sbinotto è vediamo. lì, di nuovo, 4 decimi. Tanto sta arrivando, ne approfitta Sbinotto per avvicinarsi, qua il terzetto, ecco qua Sbinotto, si vede apparire l'anteriore della sua auto vicino al posteriore di Zaffaro. È tornato al quartetto delle meraviglie. Sì, esatto. Vediamo qua, siamo sul traguardo, abbiamo Sbinotto, eccolo qua che è a caccia di Zaffaro, attenzione, si mette in scia, vediamo se si butta fuori dalla scia. Eccolo Attenzione qua. perché c'è da dire che Oliver non ha ancora usato il sorpasso. Eccolo qua, Sbinotto, attenzione, mamma mia, staccatona, attenzione, Zaffaro che sta arrivando ancora dietro. Oliver si tiene il booster per dopo. Sì, Gigi Rox invece ne ha usato parecchio perché anche ha dovuto rispondere a parecchi tentativi d'attacco. Attenzione, Sbinotto, vicinissimo Oliver a Gigi Rox, attenzione. Si vuole riprendere a tutti i costi. Attenzione, mette fuori due ruote ancora, attenzione, vicinissimo Oliver, vediamo se attacca qua. Con la Ci prova, si rimette in staccata. scia. Già ci prova Attenzione, adesso. si fa No, non vedere, attenzione che riesce. arriva Zaffaro, lo tocca il Piccola posteriore. toccatina. Francobollati. Mamma mia ragazzi, che gara, che gara. Questi quattro ci stanno regalando uno spettacolo allucinante. Eccoli qua. Qui qua abbiamo davanti Gigi Rox e si porta dietro Oliver, Sbinotto e anche Zaffaro. Vediamo cosa combinano. Attenzione che abbiamo Sbinotto che si avvicina a Oliver. Siamo Zaffaro qua, vuole correre traguardo. giro traverso. Eccolo qua, tanto Attenzione Zaffaro si mette Zaffaro in su scia. Spinotto. Vediamo se gli rende il sorpasso, va largo, vediamo se chiude, sì. Sì! Tanto abbiamo un largo qua, ho visto un'auto fuori. Oliver! Oliver, eccolo qua. È arrivato lungo, mi sa. È arrivato lunghetto. Peccato, peccato. Colpa del gufo di Esofix, scritto vai Oliver non mollare al tempo in cui si è tempo in cui si è girato. Guarda, qui abbiamo ora il terzetto. Abbiamo Gigi Rock, Zaffaro e Sbinotto. Tanto vediamo, facciamo una carrellatina qua veloce davanti, tanto Antofa cosa ha preso il volo. Ormai è a Guarda, ridosso io ti posso di fare Quirbolidis. anche una carrellata gomme. Abbiamo qua anche il primo a fermarsi box con le morbide. Dico, adesso erano quasi tutte le morbide tranne Turbo Lipix che si è già fermato per le super morbide. Ah, beh, allora. E Antofox che è arrivato a doppiarlo. Eh sì, l'ha appena superato in questo momento. Sì. Il nostro Antofox deve rifarsi dei punti che non ha preso nelle gare dove A purtroppo non ha 12 partecipato. secondi da Pinedos. Eh sì. Ecco qua abbiamo Pinedos, Mantestek in terza, Jacob Bomber in quarta, abbiamo Gigi Rox a 11 secondi. Tanto visto Sbinotto che è entrato in box, eccolo qua, con 46 litri di benzina, intanto Gigi Rox e Zaffaro, qua Zaffaro che si porta vicinissimo a Gigi Rox, eccolo qua, è attaccatissimo. Ci prova, Vediamo, non riesce. vediamo. Si fa vedere, Intanto vediamo. Ace of X scrive, vediamo chi tifo adesso. Attenzione Molto pettinato. Zaffaro vicinissimo al nostro Gigi Rox attaccato. Eccolo qua. Tanto mancano 26 minuti alla fine della gara, ragazzi, Tutto ancora da vedere. Adesso vediamo le soste cosa combinano i nostri piloti. Vediamo qua sempre Zaffaro, Girox, battaglia. Eccolo
tra loro. Un po' di lastico, adesso abbiamo, siamo qua alle ultime curve prima del traguardo. Eccoli qua. Siamo sempre lì. Vediamo Zapros se avvicina ulteriormente al nostro Gigirox, se riprende la scia, se entrerà l'attacco qua in fondo al ritenimento del traguardo. Vediamo, riprende tutta la scia, vediamo se si può vedere all'interno, Nella per Zapros. niente, Niente da fare, Gigirox però ma Gigirox si è andato un po' riprende. largo e Zafra è uscito fortissimo. Eh sì, ne approfitta Zapros, ora attenzione, si mette davanti a Gigirox. Attenzione, qua tratto in Fortissimo è uscito Zafra da lì. discesa. Eh sì. Bel sorpasso. Tanto vediamo qua davanti. Perché Sbinotto si è fermato Biancomond. ed è in fucsia. Attenzione, lanciatissimo il nostro Sbinotto. Tanto abbiamo Antovox in vantaggio di 13 secondi e 3. Dopo Sbinotto appena. voleva cercare l'undercut. Eh sì, vediamo dopo quando si ferma Antofox, dopo facciamo l'onboard. Tanto qua vediamo Su sempre Antibox. quanto i box, pieni da 6 box in questo momento, vedo, eccolo qua, che arriva, con i suoi meccanici in black che lo aspettano, eccoli qua tutti pronti, per il cambio gomme, pronti via. Riparte subito, eccolo qua, rientra in Liam pista. Zaffaro ai box, seguito da Gigirox. Oliver invece Ormai tira dritto. si sono quasi fermati tutti. Pian Rexy Milan pianino. che tira dritto, vediamo Revenge, anche lui tira dritto. Siamo appena un po' di più di metà gara e si stanno pian pianino fermando un po' tutti. Vediamo Vediamo, Andrea vediamo. Reis, penso che si fermerà perché è rimasto completamente senza Ah sì? gomme. Allora abbiamo un altro fucsia del nostro Sbinotto, eccolo qua, 39 millesimi. Invece no, tira dritto. Sì? Manca solo lui praticamente che deve fermarsi per la sosta. Manca ancora Ant. No, no, manca ancora Antofox, Mantextech, Jacobomber, Oliver, Dexail, Revenge. Ne mancano ancora un po'. Allora, siamo intanto Antox 22 secondi di vantaggio, ragazzi, attenzione. Antofox non ha consumato niente di gomma. E È stato bravo. ancora tutto il sorpasso. Ora abbiamo anche un onboard su Black Sail. Adesso salutiamo un nostro nuovo follower, siamo a Nico Morandin 2005 nella live di RT e nel canale RT. Siamo qua alle prese sulla pista di Autopolis con il nostro campionato Global Challenge. Tanto vediamo qua dietro Mantestec che è inseguito da vediamo chi è questo. Era un MSC. Ah, ecco qua, Sbinotto. Sbinotto che è iscritto a Black Sail, vedo. No, era Juant. Ah, Giovante era, sì, esatto. Però è Juant è tredicesimo perché Mantextech si deve ancora fermare. Già doppiato, quindi questo mi fa presumere. Però attenzione, Abbiamo. Mantextech è un po' lungo. Vediamo. Mantestec. Eccolo qua. Adesso prevedo forse Mantextech. Sì, In box, infatti sì. eccolo qua, rientra adesso, mamma mia, muretto, quel muretto. Tanto Antofox riduce il suo vantaggio, 8 secondi e mezzo per lui da Pinedos,
qua in seconda posizione, manda queste qua i box, sto facendo benzina. Nico Morandin, ho visto solo 30 secondi e già mi piace, siamo contenti, siamo bene. Qui apposta. Tanto super morbido per Mantex, ho visto Black Sail si ferma anche lui. Black Sail è anche a range. Si ristabilisce un po' la gerarchia di prima, tranne che Jacob Bomber è in terza. Eh sì, eccolo qua, nostro Jacob Bomber in terza posizione. Grandissima strategia. Attenzione perché Sbinotto è riuscito a fare il gioco che voleva, adesso gira in quarta posizione. È riuscito a passare Zafaro, Gigirox e Mantex Tech in un colpo solo. Eh sì. Tanto possiamo fare l'onboard su Antovox, dato che si è fermato anche lì. Adesso appena transa sul traguardo. Ci prepariamo. Sì. Ci prepariamo, eccolo qua. Eccolo qua, onboard per il nostro Antovox, detto il Volpe. Eccolo qua Antovox che transa sul traguardo, giro veloce per lui, 1.25.99, giro pulitissimo per il nostro Antovox. Intanto volevo aggiornarti, okay. Sì. Gli stacchi sono sempre tutti più o meno uguali, ma adesso Sbinotto sta andando a prendere Jacob Bomber, 6 decimi. Sì, eccolo qua, il nostro Sbinotto che sta guadagnando su Jacob Bomber, vuole portarsi al podio. Ha recuperato. Attenzione, adesso è vicino. È vicino, andiamo a prendere la scia. Vediamo. L'interno ci prova e penso che la chiude. Interno, via. Attenzione, Jacob Bomber. Perché... incrocio. Sì. Non ci sta. È facile. Però Sbinotto stacca fortissimo. Sì. Non ci stava Jacob Bomber. No, non vuol dargli il sorpasso facile. Salutiamo anche Domdila che si è unito, buonasera. Buonasera Domdila. Allora, dopo faremo anche l'onboard su Black Sail. Tanto qua davanti Antofox guadagna su Pinedos, 10 secondi e 3 per lui, Pinedos staccato di 2 secondi e mezzo da Sbinotto, in seconda posizione. Vai pure con l'onboard quando vuoi perché gli stacchi sono tutti... Allora facciamo l'onboard su Black Sail, se non sbaglio. Sì. Aspettiamo che arriva, il traguardo, anche lui. Dopo facciamo un onboard anche su di lui. Tanto qua dietro abbiamo proprio staccato Reven, Turbo Libix in undicesima. In undicesima abbiamo un Diacon 3, Giuanti in tredicesima e chiude Okwan in quattordicesima fila. Tanto il nostro Antrox continua a guadagnare su Pinedos, 10 secondi e 6 di vantaggio. Tanto in chat scrive Domdila dove fa Alfi sta imparando a fare recupero per lunedì. Guarda, detto sinceramente,
No. Tanto salutiamo il nostro Nico Morandin che va, detto che va a dormire. Nico, se vuoi ci siamo lunedì sera. Lunedì, martedì siamo ancora qua in pista. E il venerdì, sì, giovedì scusa con le Super Formula. Qua abbiamo Black Sail, se arriva qua al traguardo facciamo l'onboard su di lui. Attenzione Jacob Over perché si è avvicinato tantissimo al sbinotto, non lo vuole lasciare scappare. Eh sì, eccolo qua. Aspetterei ancora un giro magari allora a fare onboard. Eh sì, aspettiamo un attimo, vediamo qua cosa succede in terza e quarta. Tanto arrivano sul traguardo tutti e Adesso c'è in scia. due. Eh sì, vediamo, un po' staccato, si difende sbinotto. Tanto se volete votare il Drive of the Day. Potete votare, cioè qua c'è il link per votare il miglior pilota di questa gara di stasera. Tanto Sbinotto prende un po' di vantaggio, sì, quasi un secondo su Jacob Bomber. Tanto vediamo qua dietro, abbiamo Zafaror del Parrese con Gigirox vicinissimo. Proprio staccato abbiamo Oliver, abbiamo Zapros si avvicina a Gigirox, vediamo più bene, prende la scia, attenzione vicinissimo Zafaro, tratto in discesa, curva un po' larga, vediamo qua le S veloci, si avvicina tantissimo Zafaro, mi sa che se riprende la scia qua sul traguardo punterà l'attacco. Molto vicini, distacco di oscilla fra mezzo secondo e 3 decimi. Sì, eccoli qua, vediamo, trovare il traguardo, vediamo se si mette in scia Zafaro, la Gigirox. Eccolo. Sono qua su tre scia, si fa vedere l'interno Zafaro, vediamo Attenzione adesso perché all'interno. infilarsi. Sì, si infila all'interno. Non riesce a chiuderlo. Niente. Allora, vediamo qua dietro, come siamo messi, niente qua, tutto Black come Sail e prima. Revenge. Si stacco di 6 decimi anche loro. Sì. Revenge che insegue Black Sail da vicino. Attenzione, Attenzione. vicinissimo. Vicinissimo Revenge a Black Sail, vediamo se tenterà l'attacco qua nella parte in discesa. Perché però Revenge ha finito il boost mentre invece Black Sail non l'ha praticamente ancora usato. Eh sì, difatti Revenge a tutti i LED verdi spenti. Ho finito tutto. Deve spuntare la scia adesso, praticamente. Attenzione anche Oliver, Zaffaro e Gigirox di nuovo terzetto. Eccoli qua, terzetto qua sul traguardo, vediamo Gigirox si mette in scia, Zafaro si mette in scia Gigirox, Oliver! Oliver su Senti, Oliver che Zafaro. però si tocca! Con Gigirox si toccano! Mamma mia, e Zaffaro Ah ne sì, approfitta! la frutta che supera, si mette davanti Gigirox. Attenzione, ingresso un po' aggressivo, provvedo una segnalazione. vedremo, vedremo. Vedremo cosa combineranno qua con il nostro staff di commission questa settimana. Quante segnalazioni arriveranno? Speriamo non tante come la settimana scorsa perché ne sono arrivate parecchie, specialmente in gruppo 4. Speriamo di no, dai. Ado Zafron prende un po' il largo da Gigirox e Oliver.
Direi allora a questo punto, Vediamo tendo Black che magari quando arriva sul Sail. traguardo, Sì. esatto, che si sta avvicinando a Revenge, fai Inizio di Revenge, dicevo, approfittiamo per Black Sail di fare l'omborso di lui. Sì. Black Sail, prende la scia Revenge, si fa vedere all'esterno, rientra in scia. Vediamo, Revenge prende un po' di stacco, adesso qua nella parte mista. Perché Oliver è vicinissimo a Gigi Rox, si mette subito in scia, si mette all'interno Attacco la di spaccata Oliver. di curva 1 Si vede davanti, vediamo se e incrociano. Sì. Passa passa però adesso deve difendere, però Gigi Rox è attaccatissimo, vediamo se attacca qua in deve discesa. difendere e si Staccatona per Gigi Rox, incrocia incrocio ancora. Mamma mia, sorpassi. riesce Oliver, che sorpasso, mamma mia. sì. Spettacolo, spettacolo in pista, ragazzi. Quando vediamo qua dietro Black Sail con un Revenge, adesso aspettiamo magari che ripassano sul traguardo, aspettiamo d'occhio qua Oliver, Zapparor, Gigi Rox. Andiamo qua davanti, il nostro Antofox mai ha preso il volo, è già il bar 17 che secondi tra Antofox e è bello Pinedos aperitivo. e 17 secondi altrettanti fra Pinedos e Sbinotto. Eh sì, quello Sbinotto mantiene salda terza posizione. Si parla dietro un po' staccato dei 2 secondi e 6 il nostro Jaco Bomber. Eccolo qua, nella curva in questo momento. Intanto abbiamo Sbinotto che anche lui vedo che ha finito il boost. Invece Jaco Bomber ne ha ancora, se non sbaglio. Sì. Sì. No, Eh sì. Non abbiamo staccato. Sbinotto ne ha ancora metà di booster. Metà ne ancora, vediamo, perché non vedo, perché a volte c'è il riflesso, non riesco. Sì, eccolo qua, sì. Ah, allora è coso che ne ha, che l'ha finito, è Giuanta allora, che è davanti a lui. Sì. Intanto abbiamo qua in quarta posizione, abbiamo Jacob Bomber, vediamo qua Sbinotto se riesce a superare, se gli dà strada il suo compagno di scuderia, Giuanta. Eccolo qua davanti. Tanto il nostro amo ha scritto doppiaggio in famiglia. Ciao. Eccolo qua, ultime curve prima del traguardo. Vediamo se si sposta Giuant. Fa da strada a Sbinotto. Eccolo qua. Sbinotto va larghissimo. Vediamo se riusciamo a fare il giro su Black Sail. Sono qua tratto in discesa per lui, intanto qua dietro tutti abbastanza staccati, 3.43, Turbo Libix, Giuante appena stato doppiato su un po' di scuderia, qua anche chiude in 14esimo, Antofox 18 secondi e mezzo di vantaggio, Nidos 17 secondi e 4 da Sbinotto. Attenzione Zaffaror e Oliver. Mamma mia, la tieni zitta, Zaffaror. mamma mia cosa hanno fatto, li ho visti fuori tutti e due. Attenzione perché lo stava per far girare. Sì, li ho visti fuori tutti e due. Tanto aggressivo qui Zaffaror. Sì, mamma mia, li ho visti tutti e due nel prato. Perché sono ancora lì. Sì. Tanto Oliver. Black Sail va fuori. Ah, ecco qua. Peccato, peccato. Escursione per lui. Vediamo riparte Black Sail in decima posizione. Tanto vediamo qua. Sono tutti abbastanza un po' attaccati. Sì, dai. Vediamo Oliver che è inseguito da Zapparor. Vediamo
Digirox un posto più staccato, secondo e 8 di stacco per lui. Allora, vediamo qua. Sì, adesso si sono staccati tutti un po' di più. Sì, vediamo Antofox, quasi 20 secondi di vantaggio su Pinedos, 18 secondi per Pinedos da Sbinotto. Jacob Bomber staccato di 3 secondi e 4 da Sbinotto. Attenzione Pinedos, la benzina. Mancano ancora 5 minuti e si avvicina alla riserva. Allora speriamo che fate i calcoli giusti, se no. Ma anche è vero, 17 secondi di vantaggio, ma attenzione che se deve mappare. Sì, se deve mappare perderà un bel po' di tempo, perché qua sì, mappare penso... non è facile. Già almeno, penso sia già almeno in mappa 2. Sì. Vediamo qua, abbiamo un po' di bandiere blu qua in retrovie, andare 43 race, Turbo Libix, Juant, Juan. Don Dila mi scrive, ottimo Prandelli o no, Alfi? In che senso? In che senso? Cosa stai cercando di comunicarmi, Nom? Quando Sbinotto prende ancora un po' di vantaggio da Jacob Bomber. Attenzione perché Pinedos si è entrato in riserva. Speriamo che abbia calcolato giusto. Anche Sbinotto è molto vicino. Intanto andiamo su Black Sail, dato che qua c'è il traguardo, facciamo un giro con lui intanto. Eccolo qua. Fidanza, traguardo. Sì, sta mappando. Sta mappando Pinedos, sta perdendo. Attenzione Edo. Attenzione. Fai bene i conti. Dio mio, che fa? Leva le cuffie e vai a spingere Pinedos. Attenzione, il distacco si sta riducendo, 3 secondi persi in un giro e mezzo. Sta soffrendo qui a dose di benzina. Prego Edo, non ci mollare adesso, abbiamo bisogno di te. Adesso gli stacchi sono tutti molto molto... sono tutti lontani. Vediamo Black Sail qua, l'ultima curva, non sa che trovano doppiato. A proposito, il lowboard. Sì, l'ho appena fatto, su Black Sail, eccolo qua. Ok. Appena finito. Allora vediamo qua i distacchi, che mancano ancora 2 minuti alla fine, 27 secondi di vantaggio per il nostro Antofox. Poi abbiamo Pinedos in seconda posizione, staccato Sbinotto dai 3 secondi, Jacob Bomber a sua volta è staccato da 5 secondi da Sbinotto. Quarta posizione per Jacob Bomber, quinta per Mantestek. Testa per Oliver, Zaffaro in settima, staccato di 5 secondi e 4 abbiamo Gigirox che ha 10 secondi di vantaggio su Revenge in decima nona posizione. Invece abbiamo Black Sail staccato di 3 secondi da Revenge, Turbo Libic staccato da 33 secondi e quasi 34 da Black Sail. Poi abbiamo 3.3 che è 7 secondi di stacco da Turbo Libix, si sta avvicinando però attenzione qua. 7 decimi. Attenzione, sì esatto, 7 decimi, scusate. Attenzione, vediamo se tenterà l'attacco qua nelle ultime battute. Non sono 3.3, abbiamo Juant in 13esima e chiude Ok One in 14esima.
Vediamo qua cosa succederà. Vediamo. No, niente. Turbo Libix si stacca di un secondo e due. Tanto manca ancora un minuto alla fine della gara, ragazzi. E Antofox ha quasi 30 secondi di vantaggio su Pinedos. Pinedos che tra l'altro Sbinotto si è avvicinato tantissimo a Pinedos, adesso hanno praticamente la stessa benzina, ma un giro non è sufficiente per Sì, andarlo a ha tanto di prendere. stacco, 11 secondi, quasi 12 secondi di stacco. Ormai siamo alla fine della gara. Ormai ci siamo. Siamo alle battute finali. Bellissima gara qua sul circuito di Autopolis, pista non facile abbiamo visto perché è stata, abbiamo visto un po' di piloti sbagliare. Perché non so se Antofox prende un giro in più. Sì, lo prende. Sì. Eh sì. Mamma mia, adesso arriverà Pinedos sul traguardo. Il tempo è finito. Ultimo giro. Mentre Antofox si fa 34, 35 giri. Sì, al 35esimo adesso. Sì. Mamma mia, Tanto un mostro. arrivano i piloti che lo precedono, arriva Pino, eccolo qua, seconda posizione per lui, bravissimo. Sbinotto. Eccolo qua che sta arrivando. Jacob Bomber in quarta posizione. Bomber, eccolo qua che arriva Mantestek. Che sta doppiando adesso Giuante, tra l'altro, che non si vuole far doppiare. Ha lottato per non farsi doppiare, Sì. Eccoli qua che per arrivano. l'onore, come si dice. Arriva Oliver in sesta posizione. Zaffaro in gran luce nelle scorse gare, ha fatto un bel po' di fatica, settima posizione per lui. Zaffaro in settima, arriva Gigi Rox, eccolo qua. Qua inquadratura frontale per lui. Ecco RT Revenge. Antofox qua davanti e Revenge. conclude con un giro Un giro in rifilato a più. Eh Pinedos. sì. Io direi, faccio già che invitare tutti. Sì, se vuoi invitarli tu dell'intervista. Tanto io salvo il replay da condividere dopo. È Aggiunto. stata una bella gara. Bellissima Impegnativa vittoria. però, brava, bravi. Impegnativa però, sono stati bravi i nostri piloti come sempre. Vittoria allucinante di Antofox. Eh sì, si è rifatto delle gare dove non ha partecipato praticamente. Bravissimo, bravissimo, bravissimi tutti. I nostri piloti della Super Formula. Eccolo qui. Buonasera Buonasera. Buonasera. Anto. Ciao. Ecco, è arrivato anche il nostro Edo. Buonasera Edo. Ciao Edo. Si è chiusa la vena. Sì, proprio da un'altra parte.
Mamma mia, 30 secondi. Però devo parlare più spesso prima di far partire, cioè prima che inizi la gara, perché Sbinotto ha obbedito. Hai gufato così forte da far Ma aggirare. ascolta, Edo, è la mia gufata della gara scorsa che non andrà a buon fine. No, io in chat vocale prima ho detto, vabbè, cavolo, questo Sbinotto c'ha un nome che non gli si addice perché non svinna mai. Tac! E invece E è andata. invece, ai ai. Ma questa era gara comunque di Antofo che di Sbinotto. Io non so, cioè, ho dovuto resistere perché a fine gara non avevo più benzina. Ho fatto, oh mio Dio, stavo morendo. Eccolo qui. Eccolo. Ciao. Salve. Hola. Avevo detto. Allora, Falco, da dove dobbiamo iniziare? Inizia da chi vuoi. Se Partiamo iniziare dal dal terzo. terzo Sì, dai, inizia dal terzo. classificato. Sì. Vai, vai. Beh, Allora, diciamo che ci vuoi raccontare? che era abbastanza aspettabile. Cioè, non mi aspettavo di andare fuori due volte, questo no. Però cioè, Autopolis ho sempre fatto abbastanza schifo, non lo nego, quindi non avevo grosse aspettative. Poi sì, ho fatto una strategia abbastanza buona, no? Con l'undercut che ho guadagnato diverso tempo anche su Antofox, che poi ho perso in bagarre, eccetera. Però comunque dopo i due errori, vabbè, ovviamente ogni speranza di vittoria era persa. In realtà lo era anche già la prima curva. Dopo aver visto lì, cioè, dopo aver visto, dopo essere stato lì in scia, ho capito che si perde anche tantissimo. Cioè, la macchina non ha proprio grip. E quindi niente. Era un po' così. Beh, dai, però sei riuscito a recuperare, diciamo Sì, dai. che nonostante ti sei ritrovato a un certo punto in ottava, sei riuscito ad arrivare terzo, quindi nel male è andata bene. Sì, dai. Diciamo che poteva andare peggio, ecco, dai. Sei riuscito comunque a fare buoni punti per MSC, quindi sono sicuro che Amamatsu poi ritrarrà tutte le cattiverie che stavo dicendo. Va bene, grazie mille. Allora, Edo. Yes, eccoci qua. Beh, la mia è stata una gara di resistenza a tutti gli effetti, raga. Perché tanto l'obiettivo di andare a prendere Anthropox me lo sono proprio levato dalla testa. Era impossibile. Quindi, super gara la sua. Peccato contro Presinotto perché il secondo posto molto probabilmente sarebbe tutto stato il suo. E invece, a sto giro. Però che dire, con la macchina mi sono trovato bene, molto meglio oggi che durante le prove che ho fatto anche ieri sera, per quanto il kit era migliore nelle condizioni delle prove. Però che dire, non mi aspettavo proprio di arrivare secondo per errori appunto non miei, io ho cercato di fare meno errori possibili. Tutto il tempo che staccavo ai 250 metri me ne fregavo proprio del distacco con Antofox. Spaccavo per evitare di toccare la sabbietta perché passa una ruota sulla sabbia e sei morto. Eh sì, abbiamo notato, qua i bordi sono molto vicini e non ci sono tante vie di fuga, quindi toccare l'erba significava perdere tantissimo. No, era. Io infatti ho fatto una gara pulitissima perché appunto non avevo nessuno, no, che potesse distrarmi, se no, mamma mia, quando sono arrivato al doppiato, non mi ricordo che fosse, era un ITR. Oddio, ho fatto una retromarcia e meno male che era ancora un fantasma perché io mi sono visto esplodere lì, ho proprio visto saltare in aria. Brava questione anche ai rientri in pista. Intanto c'è domanda per te, Edo, da parte di Don Dida, ti chiede se il rendimento di ieri con la Ferrari ti è servito. E che cosa? Non ho capito. Ah, Don Dida ti chiede se l'allenamento con la Ferrari ieri ti è servito.
quella gara di stasera? Ma assolutamente no, anzi mi ha scombussolato proprio il tutto, perché è tutta un'altra storia. Qua c'è cioè, Grip, quella invece è tutta una questione di farla scorrere. Anche questa comunque va fatta scorrere, anzi va forse più fatta scorrere questa rispetto alla Ferrari, perché comunque qua se dai gas troppo presto ciao macchina, se dai gas troppo tardi sei lento, e quindi sì, tutta questione sul come, cioè sul capire come impostare le curve con quest'auto. Però gli allenamenti così sono da fare. Va bene, è stato comunque, hai fatto comunque una bellissima gara, perché sei riuscito a difendere. Ti ho visto solo un po' in crisi con la benzina gli ultimi, mamma mia, gli ultimi istanti. Sono arrivato a 25 minuti, gli ho fatto vabbè 25 è la metà di 50, quindi se esco con 55 litri dovrei farcela. No, invece no, mi ha proprio fregato. E quindi mi sono affidato alla percentuale del serbatoio, e ricordandomi tra l'altro che avevo anche un po' di sorpasso, e il sorpasso consuma tanta benzina, in verità. Tanta troppa. Va bene. Niente. L'importante è aver fatto punti in scuderia. Sì. Ah, quelli sì. Sì, sì. Bravissimo Edo. Grazie. Direi, se non hai altre domande, Falco, direi passiamo ad Antofox. Sì, vai, passa al nostro Antofox. Tra l'altro è stato nominato Driver of the Day. Eh sì, noi facciamo i doppi complimenti allora. Grazie, grazie. Allora, Anto, che ci devi dire? Nulla, c'avevo due gare di Deviso. abbiamo visto. No, si è riscattato. Sì, sarò onesto, mi si è chiusa letteralmente la vena. Ho tirato dritto ogni singolo giro, spinto ogni singolo giro e sì, sono contento. Paul con un giro che onestamente non mi aspettavo nemmeno, perché nelle prove di oggi con Gigi Rox e con Matteo il 25-4 non me lo sognavo nemmeno nei sogni più belli. E quindi anche poi in gara mi è andata bene, diciamo, in partenza che sono riuscito a partire un pelino meglio rispetto a Spinotto, e quindi diciamo non ho avuto lo spunto per superarmi subito, e da lì poi ho sfruttato un pochino la bagarre iniziale per provare a scappare via, e da lì nulla, ho fatto la strategia che avevo in mente, forse mi sarei potuto anche fermare un pelo prima, però va bene e niente. mi sono dovuto sfogare per le due gare scorse, ecco, più per la prima, perché la seconda insomma ero fuori, però per la prima a Interlagos sì. E niente, è andata bene. Bravissimo, Michia, 30 secondi, io non so dove tu l'abbia tirato fuori. E no, ma andava comunque 2 secondi di più veloce di me a giro. Ha fatto meno gare, dovrà fare pure più punti, no? È giusto così. Questo è vero. È giusto così. Riesce a recuperare qualche punticino su Spinotto e qualche punticino Svedo. Penso sì. Sì, qualche punticino un po' tanti, perché sono un saldoppio. E un'altra gara, diciamo, sono una gara in meno, quindi sì. E niente, questo. Vediamo come va questo campionato, insomma, si preannuncia parecchio lottato, ecco. Domanda generale, se vanno tutte così, no? Eh? Se vanno tutte così, no? Per quanto mi ha dato? 40 secondi, tipo. Vabbè, te purtroppo hai avuto quel... Ora non so che cosa sia successo dietro, però... hai perso un po' subito la macchina e sei crollato qua giù, però... Insomma, non è che secondo me il passo fosse così tanto diverso. No, anche no. Domanda generale e poi concludo. Vai. Come vi sentite tutti e tre dopo la gara? A che livello di stanchezza vi... Ma io sono tanto... Perché, cioè, te l'ho detto, mi sono proprio rilassato. Ho visto il distacco che avevo con Sminotto, ho fatto... Ho detto anche mappa 4, gliela sbatto in faccia la seconda posizione. Ma sai che se non avessi avuto problemi di carburante, forse... Sì, mettevo un attimo in difficoltà, sì, perché cioè anche io mi sono dovuto mettere lì a risparmiare un sacco, cioè tipo mappa 3
si vedeva che era shifting. Era tua, era vostra sta gara. Domanda per Antofox da parte di Il Gallo. Eccoci. Ti scrive: come pagamento del servizio passo IBAN? Sì, 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 va bene. Va bene. Dopo Gigi Rox vi chiede come fate ad andare così veloci. Tutti e tre, tutti e tre. Giro così la levetta e accelero con R2. Sì, anch'io. A parte l'L1 che si è incastrato nelle qualifiche, ragazzi, cioè, usavo sempre funzione. Facevo curva 1, cioè curva 2 in discesa, scivo largo. Ma che sta succedendo? Guardavo il sorpasso e avevo a metà. Cioè, no, incastrato. Non me ne accorgo. Cioè, me ne sono accorto al rettilineo che dovevo mettere praticamente la sesta. Diciamo boh, mamma mia, gamepad. Perché adesso ho già cambiato tasto, ho messo il buon triangolo. E niente, ragazzi. Va bene. Bene, ragazzi, allora se ci sono altre domande, ti diamo appuntamento a lunedì. Allora, torniamo con la gruppo 4, quarta tappa. Tocca a me. Mi raccomando, Alfi, sì, come lo zio. Sempre Autopolis, giusto? Sì, 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 sì. Sì, sì. Sempre con Autopolis, esattamente. Interessante. Esattamente. No, non è interessante, Andro, non è interessante. Fidati che con la Mercedes non è interessante. Vabbè. Mi sembra sì, mi sembra una cosa giusta. Buon balcone. Mamma mia. Tanto il Gallo ti scrive Volpe che ti cede il posto se vuoi per fare la gara. Allora, chi l'ha scritto? Non ho capito, scusa. Il Gallo ha scritto che se vuoi ti cede il posto. Ma se proprio vuole, non credo sia proprio legalissimo, però se proprio vuole. No! Se no mi faccio la gara io sulla formula posto di Andrea Race. Dai, vieni. Vieni. Guarda, però lo autorizzo a fare una cosa. Allora, prendi tutte le penalità che vuoi, ricorda che Antofox arrivi ultimo, almeno. Però è difficile, cioè. Vabbè, deve star lì proprio. Allora, non siamo più avversari diretti, magari una cannonatina così gentilmente. Sì, dai, così amichevole. Bacino. Amichevolmente. Bacino sul paraurti. Io prima o poi io faccio un adesivo con su scritto caccia la volpe. Sì, ma ringraziamo che la fisica di Gran Turismo sugli urti è quella di Topo Gigio, cioè se fosse stato un altro gioco, cavolo che ti appoggi. Beh sì. Lo vorrei proprio vedere. DNF, DNF, DNF. Io i braccetti. Specialmente se hai un alfa. Ecco. Va bene, ragazzi. Va bene, ragazzi, ora vi ringraziamo. Beh, tutti, ringraziamo tutti quelli della chat che sono stati con noi stasera e diamo appuntamento a lunedì prossimo con il gruppo 4, sempre su questa pista. Stessa pista e stessa, ragazzi, ora. Grandissimi, buona serata e a lunedì. A lunedì, grazie. Ciao, a tutti, ragazzi. Buona serata a tutti. Ciao, ragazzi, grazie.